Buongiorno, siamo a inaugurare gli speciali di Roma Incontra che saranno la traghettatura tra la prima fase di Roma Incontra, che è quella invernale e primaverile, con quella che verrà in autunno. Ci spiaceva lasciarvi senza il nostro apporto di informazione e di analisi proprio mentre le vicende politiche entrano nel vivo. E lunedì scorso abbiamo fatto l'ultima puntata di Roma Incontra ufficiale. Adesso inauguriamo questi speciali e lo inauguriamo con un ospite, Lupo Rattazzi, imprenditore, che ha scritto, ha preso una pagina intera, in questo caso di Repubblica, l'ha fatto anche con altri giornali, No, solo con Repubblica. solo Repubblica, è oculata, ha speso solo una volta sola. E ha scritto questa cosa, questa lettera aperta a Salvini e a Di Maio, cioè agli azionisti di maggioranza del governo che inaugurerà adesso con il discorso programmatico del Premier Conte, la sua vita, andrà a cercarsi la fiducia, che scontato avrà, ma sarà molto interessante cercare di capire Conte che discorso farà questa mattina, perché è la scoperta di un signore che per adesso, sia sul piano personale sia soprattutto su quello politico, è ancora tutto da decifrare. E cercheremo quindi di capire se al di là di Salvini e di Di Maio ci sarà anche come protagonista il Presidente del Consiglio, se sarà solo un comprimario, un notaio, diciamo, che deve eseguire il famoso contratto che Salvini e Di Maio hanno sottoscritto. Certo, immagino che lei abbia scelto di scrivere questa lettera aperta a Salvini e Di Maio perché ha individuato in loro gli interlocutori di questo passaggio della storia della Repubblica, che è un passaggio, diciamo, che mette un po' di ansia. Io, leggendo quello che è scritto qui, relativamente al famoso piano B dell'eventuale uscita dell'Italia dall'euro, ho letto in lei una grande preoccupazione, ho visto parole di preoccupazione. Come imprenditore, so che lei è un'azienda nel settore del trasporto aereo, che quindi è un'azienda particolarmente sensibile per il tipo di attività, spende molto, quasi tutto in dollari, e contemporaneamente invece incassa in euro o comunque in valute nazionali, e quindi è esposta molto all'andamento dei mercati valutari. Però non credo che lei abbia fatto questo solo e soltanto in nome degli interessi della sua azienda, peraltro pienamente legittimi, ma credo che da qui traspaia, diciamo, lei si è firmato imprenditore, ma forse poteva firmarsi cittadino. Credo che abbiamo iniziato però Conte a parlare, vogliamo provare a sentirlo? No, non è ancora lui? No, niente. Allora mi dica perché, come mai un giorno si è svegliato e ha detto adesso devo fare sta cosa? Ma guardi, devo dire, la prima preoccupazione come cittadino, perché dunque seguivo con sempre maggiore inquietudine i pronunciamenti o non pronunciamenti altalenanti da parte di soggetti che appartengono a questa coalizione. Devo dire, mi sono molto inquietato alla testimonianza di De Bortoli, per esempio, che ha raccontato che Borghi, che è un economista di peso nella Lega, si è presentato Parlamentare, forse membro del parlamentare, governo, vedremo sì, adesso. esattamente. Si è presentato a un convegno a Roma, dove c'erano altri economisti, Salvati, Ciocca e Dini, ex ministro Dini, e sostanzialmente li ha maltrattati come fossero dei personaggi del passato. Ha detto tutta una serie di cose dirompenti. E tanto che alla fine uno di loro, credo Salvati, gli ha chiesto: scusi, ma tutto questo che lei dice porta all'uscita dall'euro? E lui gli ha risposto sì. Al che Salvati gli ha detto: scusi, ma questo no, come mai non è nel contratto? E lui gli ha risposto: sì, ma nel contratto c'era, ma poi abbiamo ritenuto opportuno toglierlo. Allora lei capisce che evidentemente si scrive una cosa, ma se ne pensa un'altra. E questo ha generato in me un'enorme inquietudine, prima di tutto, ripeto, come cittadino, perché lo sconquasso
che verrebbe creato in questo paese dall'uscita dall'euro è qualcosa che nessuno può nemmeno immaginare. Io l'ho chiamato Argentina moltiplicato per 10. Perché parlo di Argentina? Perché io ho dei parenti in Argentina, conosco molto bene la situazione lì, e quello che si è creato lì nel 2001 a seguito dell'uscita dal board monetario, cioè dell'aggancio del peso argentino al dollaro, è esattamente quello che si creerebbe qui, ripeto, moltiplicato per 10. Cioè, poi dicono che faccio del terrorismo economico, ma è la verità, lo dicono anche loro nel piano B. Sicuramente il blocco dei conti bancari per un certo periodo, bisogna vedere quanto lungo, sicuramente i bancomat bloccati, le persone che fanno le file, quindi alle banche, per cercare di ritirare quei pochi contanti che gli vengono dati, tutta una serie di altre ripercussioni, evidentemente, che poi nel medio periodo sono ripercussioni soprattutto sui salari e sulle pensioni, cioè di coloro che percepiscono dei redditi che poi non si possono reindicizzare facilmente. Lei conosce Savona, intorno al quale, professor Savona, intorno al quale c'è stato, diciamo, il grande problema istituzionale, qualcuno addirittura ha detto costituzionale, nel senso che ha intravisto nella scelta del capo dello Stato di respingere il suo nome come ministro dell'economia, accettato poi invece per un altro incarico, una sorta di violazione della Costituzione. Ma non è questo il tema che le volevo porre, volevo capire se lei conosce Savona e nel caso come abbia giudicato, perché proprio lui, che ha avuto una carriera importante, che ha avuto tanti riconoscimenti, si sia fatto interprete di un discorso come questo che lei sta giudicando molto pericoloso per il nostro paese. Ma io Savona lo conosco molto bene e devo premettere che io gli sono molto grato, perché quando io mi laureai ad Harvard nel 77 lui mi assunse al centro studi Confindustria insieme ad altri economisti, quindi vedete il mio primo lavoro, quindi gli sono molto molto grato. Devo dirle che mi addolora la posizione di Savona, perché io a quel tempo lo conoscevo come un pupillo di Guido Carli, di persona di cui io ho una stima, avevo e ho sempre una stima infinita, e lo conoscevo come la persona del rigore, sia nelle politiche fiscali e monetarie, del rispetto degli impegni internazionali dell'Italia. E devo dirle appunto che mi addolora trovarlo tra coloro i quali sostanzialmente vogliono portare l'Italia alla bancarotta, perché parliamoci molto chiaramente, bisogna chiamare le cose col nome e col cognome. Uscire dall'euro vuol dire portare il paese, in default, molte banche e parecchie imprese in bancarotta, ok? Quindi il sistema Italia va in bancarotta, quindi chi parla di uscire dall'euro parla di questo, ok? Io personalmente, come tra l'altro ho raccontato un episodio che spiega perché mi preoccupa tanto come cittadino questo tema, poi c'è il tema come imprenditore, magari se vuole sì, ne ripariamo. Certo. Io ho questi nipoti argentini, i quali nel 2002 si ritrovarono a New York in un taxi, e quando il tassista seppe di che nazionalità erano, li sbatté fuori dal taxi, perché era uno che aveva comprato dei bond argentini e non sopportava, aveva perso evidentemente tanti soldi e non sopportava di nemmeno parlare con persone di quella nazionalità. Ecco, io non vorrei mai che i miei figli, che sono italiani, si ritrovassero nella stessa condizione, perché questo è il rischio, cioè di andare in giro come italiani, come cittadini di un paese fallito, e fallito in maniera forte, perché qui il debito è grosso e l'economia è grossa. Lei crede sinceramente che noi si possa correre questo rischio, e che questo rischio è solo ed esclusivamente legato alla decisione eventuale di un'uscita dall'euro, o pensa che il paese al di là dell'uscita dall'euro sia comunque con un piede nel burrone, perché molti lo descrivono così, nonostante che siamo usciti ultimamente dalla lunga fase recessiva, che l'economia si sia leggermente ripresa, eccetera, ma molti vedono nelle problematiche strutturali della nostra economia i segni di una difficoltà che domani potrebbe esplodere. Ma dunque, guardi, in realtà poi ci sono dei... Lo sto chiedendo all'economista. Sì, ma guardi, i segnali che vengono dall'export sono assolutamente incoraggianti.
Io vedo, non è che gufo contro questo governo, per esempio la manovra della flat tax che vale, mi pare di capire, 50 miliardi, mi piacerebbe molto che rilanciasse l'economia. Francamente non ne sono sicuro, temo che se effettivamente attuata nella sua interezza sarebbe un buco in bilancio. Questo chiaramente è abbastanza pericoloso perché significa mettersi contro le autorità europee. Poi se è quello che uno vuole, ho capito, poi se ne soffrono le conseguenze. Mi diceva che la sua preoccupazione era anche quella da imprenditore. È una posizione sua personale, ritiene che ci siano molti altri imprenditori come lei che reazioni ha avuto dai suoi colleghi imprenditori a questa pagina che sicuramente è stata vista, se ne è parlato, ha fatto effetto, insomma. Guardi, aspetti, forse c'è. Entrando per la prima volta in quest'aula e nel parlarvi oggi avverto pesante la responsabilità per ciò che questo luogo rappresenta. Esso conserva la memoria di molti e significativi passaggi della nostra storia istituzionale. Ma la maniera migliore che abbiamo oggi per onorare questa nobile tradizione è offrire risposte concrete ai bisogni dei cittadini. La crescente disaffezione verso le istituzioni, la progressiva perdita di prestigio di chi ha l'onore di ricoprire cariche al loro interno devono spingere tutti noi a un supplemento di responsabilità che passa necessariamente attraverso una maggiore... Come si fa a non essere d'accordo su un attacco di questo genere? Cioè, naturalmente poi il problema è di capire come si fa. Le stavo chiedendo, sì, no, me lo ricordo, che reazione ha avuto ai suoi colleghi. Allora guardi, dunque ci sono, come lei sicuramente sa, le associazioni industriali del nord, quelle importanti, non sono assolutamente d'accordo con la posizione di Salvini, perché operare in una moneta solida è un valore che gli imprenditori italiani hanno conquistato, la maggior parte, e a cui assolutamente non rinunciano e considerano assolutamente un azzardo grosso quello di propugnare un'uscita dell'Italia dall'euro. Inoltre ci sono aziende come la mia che non avrebbero alcun beneficio da un'uscita dell'Italia dall'euro, anzi avrebbero dei gravissimi danni. E io, allora, una compagnia aerea come la mia, per esempio, vende integralmente sul mercato interno e a costi in valuta, per cui ci troveremmo in una situazione del genere esattamente nella stessa situazione in cui io mi trovai come presidente di una compagnia aerea che avevo fondato, che si chiamava Air Europe nel 92, quando ci fu la svalutazione Amato, dove la mia azienda andò... Cosa successe allora? Beh, successe esattamente, mi pare, una svalutazione della lira contro il Deutsche Mark, sì. Per cui noi ci trovammo tutti i costi incrementati grosso modo del 30% e naturalmente nessuna possibilità di traslare questi costi sui prezzi, se non in minima parte. Le posso assicurare che io passai uno dei peggiori Natali della mia vita nel dicembre del 92 perché l'azienda stava per andare a gambe all'aria e dovevamo mettere tutto il personale in contratti di solidarietà. Quindi, vedi, un altro esempio di come, sa, quando succede una cosa del genere non sono solo gli azionisti a soffrire, ma sono anche le persone che lavorano nell'azienda. Anzi, probabilmente cominciano i più poveri a soffrire. Esattamente. Perché i più ricchi hanno qualche altro tipo di copertura. Quindi, cioè, loro che il presentare l'uscita dall'euro come una panacea di tutti i mali è un grave errore e non è corretto in nessun modo. Le risulta che, a proposito di ricchi, che ci sia stata una fuga di capitali dal nostro paese nei giorni scorsi, proprio quando, in coincidenza col momento più topico, quando lo spread è salito sopra 300 punti, che molti considerano equivalente ai quasi 600 del 2011, perché nel 2011 non c'era il quantitative easing e quindi la copertura da parte della BCE nell'acquisto dei titoli di Stato italiani, mentre in questo caso i 300 punti sono al netto del QE e quindi probabilmente valgono di più in termini comparativi dei 300, ma insomma in quei momenti
sembra che ci sia stata una grande fuga di capitali. A lei risulta? Assolutamente sì, mi risulta che c'è stato un incremento dei saldi target 2, cioè noi sappiamo che la contropartita delle uscite di capitali dall'Italia, per un importo di circa 6 miliardi, così a me è stato detto. Tutti i soldi che sono scappati. È evidente, cioè l'investitore straniero, la prima cosa che dice quando sente la gente blaterare, parlare a ruota libera di uscire dall'Italia, italiani parlare a ruota libera di uscire, soprattutto gli italiani importanti, di uscire dall'euro, la prima cosa che dice: se non ci credi te, perché ci devo credere io? Quindi facciamo una bella cosa, mi porti i soldi via e poi ci vediamo. E tra l'altro, sai, molte operazioni finanziarie che riguardavano possibilità di comprare o di investire in Italia si sono bloccate. Questa è un'altra cosa che noi non vediamo e che ha dei riflessi, avrà dei riflessi in futuro. In queste settimane convulse, appunto, di chiacchiere a ruota libera, molta gente si è bloccata e ha stoppato investimenti in Italia. Questo purtroppo poi lo pagheremo più in avanti. Senta, a proposito della svalutazione del 92, mi consenta una domanda che va al di là dei confini delle sue attività più dirette. Lei sta nella grande famiglia degli Agnelli e altri cognomi, tra cui il suo, che da sempre sono gli azionisti della Fiat. Ricordo Umberto Agnelli di tanti anni fa, che era propugnatore della svalutazione, a dire così vendiamo un po' più di macchine, insomma. Lei si ricorda quei momenti e ci furono dei conflitti tra lei e... Guardi, me lo ricordo perfettamente, e Umberto Agnelli pagò molto cara quell'intervista, lei se lo ricorderà sicuramente. Ma le dico di più, la Fiat ebbe dei vantaggi da quella svalutazione, tant'è vero che il bilancio nel 93 migliorò in maniera radicale. Oggi le posso dire che nessuno nell'ambito del gruppo sarebbe così irresponsabile da auspicare un qualcosa di così dirompente come l'uscita dell'Italia dall'euro per guadagnare un pochino di volumi sulle vendite dall'Italia. È talmente... Dico, l'Italia adesso magari per il gruppo Fiat Chrysler è qualcosa di meno di una volta. Pesa di meno, però ci sono ancora degli impianti, ancora degli impianti che diventerebbero più competitivi, ma nessuno di tutte le persone che lavorano nel gruppo Fiat e che sono molto responsabili si sognerebbero di auspicare un qualche... cioè sarebbe un guadagnare un po' di volumi in un paese in macerie. Ma la famosa frase dell'avvocato, che ho visto è stata ripresa nei giorni scorsi anche da Marchionne: noi siamo filo governativi per definizione. Oggi l'avvocato di fronte al governo, che in questo momento l'avvocato Conte ci sta propinando, secondo lei la ripeterebbe? Allora, mi è stato contestato questo l'altro giorno da un esponente dei 5 Stelle: lei dovrebbe essere filo governativo, proprio in virtù di quello che diceva l'avvocato. E io gli ho risposto: guardi, l'avvocato di fronte a una prospettiva così dissennata come l'uscita dell'Italia dalla moneta unica, che mi risulta vorrebbe dire anche l'uscita dell'Italia dall'Unione Europea, io so benissimo da che parte starebbe. Immagino che starebbe dalla parte che lei ha espresso in questa pagina. Assolutamente sì. Senta, ma Salvini e Di Maio direttamente o conto terzi, hanno, tramite qualcun altro, le hanno risposto direttamente o indirettamente? No, ho ricevuto un sacco di insulti online, naturalmente via Twitter e Facebook. Questa è l'abitudine della democrazia italiana degli ultimi anni. Mi hanno dato del comunista, della zecca, di qua e di là, che non avevo credibilità per parlare di poveri. Dico, guarda, quello che ho ribattuto è: dovrebbero avercela Salvini, sono Salvini e Di Maio che si dovrebbero occupare delle fasce più debole della popolazione prima di auspicare, soprattutto Salvini, di auspicare un'uscita dall'euro. Guardi, le dico di più, io penso, se mi posso permettere, Salvini sta amministrando un ingente e crescente patrimonio di voti, addirittura in odore di sorpasso nei confronti dei 5 Stelle. Io veramente mi auguro, e quindi ormai ha un rango che dovrebbe avere il rango di uno statista, in sostanza, visto
la quota di voti ormai che lui controlla dell'elettorato italiano. Io mi aspetterei da lui una biura dello stesso tipo di quella che Berlinguer fece quando nel 76 dette la famosa intervista a Bock e disse: no, noi adesso siamo per la permanenza dell'Italia nella NATO. È finita la spinta propulsiva della rivoluzione sovietica. Ma mi sa che stiamo parlando di entità umane leggermente diverse. Vediamo ancora un pezzettino, sì. Sentiamo un attimo un pezzettino dell'intervento di Conte. Vedo che si è interrotto più volte, quindi sono molti applausi, sì. Immagino che vengano dalla parte sua. Cioè. Vero è che noi vogliamo rivendicare per l'azione di governo nuovi criteri di valutazione. Pragmaticamente ci assumiamo la responsabilità di affermare che qui e oggi ci sono politiche vantaggiose o svantaggiose per i cittadini e per il nostro paese, politiche che riescono ad assicurare il benessere e una migliore qualità di vita dei cittadini e politiche che invece compromettono questi obiettivi. Le forze politiche che integrano la maggioranza di governo sono state accusate di essere populiste, antisistema. Bene, sono formule linguistiche che ciascuno è libero di declinare. Se il populismo è l'attitudine della classe dirigente ad ascoltare i bisogni della gente, e qui trago frase populista questa, mi pare di capire, dalle pagine di Pushkin. Se antisistema significa mirare a introdurre un nuovo sistema che rimuova vecchi privilegi e incrostazioni di potere, ebbene queste forze politiche meritano entrambe queste qualificazioni. Mi pare che ci sia un chiaro tentativo di, come dire, di mettere il cappello sulle forze politiche che l'hanno espresso, essendo uscito un po' da... con un coniglio dal cilindro, Conte. Lei che impressione ha di quest'uomo, ammesso che sia riuscito a formarsi una qualche impressione in questi giorni? Ma guardi, evidentemente il modo in cui è stato candidato, i suoi trascorsi fanno evidentemente pensare che hanno voluto scegliere una persona in qualche modo, non voglio dire manovrabile, ma comunque accomodante, i due leader evidentemente. Quindi temo che non abbia la gravitas che poteva avere qualche altro personaggio che avesse avuto dei trascorsi diversi, un'esperienza politica maggiore. Quanto a quello che lui ha appena detto, scusi di nuovo il paragone con l'Argentina, ma noi... La mia famiglia si è trasferita... Trovateci degli amuleti perché qui sono l'Argentina. No, glielo voglio dire, perché la mia famiglia si trasferì in Argentina dall'Italia, da un'Italia in macerie nel 48, e allora in Argentina perché è uno dei paesi più ricchi dell'emisfero americano. Se ne andarono nel 58, che era stato distrutto da Perón, perché Perón si descriveva uomo del popolo e iniziò a prelevare le risorse del tesoro della Repubblica Argentina e distribuirle a mani libere. Purtroppo l'economia non funziona così. Non funziona. Allora io spero... Chi andò in Argentina? Suo padre? Mio padre e mia madre. Sì, tutti e due. Si trasferirono proprio perché il paese era in macerie, poi c'era il rischio che vincesse il fronte popolare, e quindi andarono in un paese che in quel momento era veramente uno dei paesi più ricchi, era il granaio del mondo, un posto straordinario. E quando fu fatta questa scelta lei... No, allora non ero ancora nato, io sono nato nel 53, ci ho vissuto fino al 58, proprio quando siamo andati via. Suo fratello era più giovane o più vecchio di lei? Più vecchio, infatti mio fratello poi... Era già nato quando andava. Era già nato, insomma, chiaramente ha trascorso più tempo, poi si è ritrasferito lì, ecco. E quindi io seguo in diretta tutti gli avvenimenti lì, tra... E Gianni Agnelli cosa disse di questa scelta della sua famiglia? No, la incoraggiò. La incoraggiò perché, guardi, addirittura, insomma, se avesse vinto il fronte popolare, qui poteva succedere qualsiasi cosa. Cioè, nel 48, non ci scordiamo,
almeno io ovviamente non ero vivo, ma insomma ci sono ampie descrizioni che la situazione poteva abbastanza andare fuori controllo. Secondo lei questo... Si salvi chi può, direi. Questo binomio che è andato al governo può far pensare al fatto che il 4 marzo scorso sia stato il 48 di allora e con un risultato nettamente diverso da quello di allora, cioè che questo non vittoria, perché ciascuno per la verità si è presentato sì. alle elezioni per conto suo, quindi anche questa idea che è stato fatto il governo voluto dagli italiani è un po' sui generis, perché in realtà uno si è presentato alle elezioni dicendo io non mi contamino con nessuno, l'altro stava in una coalizione di centrodestra sì. con altri. Ma al di là di questo non trascurabile aspetto, ma secondo lei sono il fronte, questi due qua sono il fronte popolare, l'equivalente del fronte popolare del 48? Guardi, come possibili conseguenze, sì, quantomeno. No, io credo di no, perché se lei guarda le origini della Lega, la Lega sorge e cresce in quello che io considero la parte migliore del paese, sinceramente, cioè il nord Italia, quello che il più produttivo, e quindi ha un... Però la Lega di oggi non è la Lega di quando è nata, eh? Mi rendo conto, allora le posso dire solo quali sono le speranze a cui io mi aggrappo che comunque l'elettorato, diciamo, core della Lega, quello di Piemonte, Lombardia, Veneto, influisca su Salvini e lo riporti su dei binari che sono dei binari pro Europa, pro appartenenza dell'Italia al mondo occidentale e pro disciplina fiscale e monetaria, ecco. Tra i due, diciamo, ragionando in termini di pericolo, chi considera più pericoloso, Salvini o Di Maio? Guardi, per i discorsi sull'euro Salvini. Decisamente Salvini, perché non allora sinceramente sulla questione euro ho visto che i 5 Stelle sono stati molto altalenanti, anche se l'altro giorno si sono uniti alla Lega nel cercare di far passare un emendamento al Parlamento europeo con cui si creava un fondo per ristorare dei costi rinvenienti dall'uscita dall'euro i paesi che dovessero, appunto, fossero usciti dall'euro, che naturalmente è stato bocciato, perché nessuno si sognerebbe di voler sostenere i costi allucinanti che l'Italia sosterrebbe nel momento in cui uscisse dall'euro. Quindi l'atteggiamento del 5 Stelle è molto molto sfumato su questo tema. Invece considero il fatto che Salvini non si pronunci in maniera chiara e non ambigua su questo tema, e che anzi i suoi economisti, appunto i famosi Borghi, Bagnai e Rinaldi, continuano a fare cacciara, mi scusi il termine, su questo tema, io lo considero pericoloso. Sky ha appena dato, adesso si è fissato sull'immigrazione, ma ha appena dato il titolo, stanno riassumendo un po' le frasi principali, i cittadini disoccupati hanno diritto al reddito di cittadinanza, che è, diciamo, la proposta core di 5 Stelle. Al di là dell'aspetto euro, quindi siamo su un terreno diverso qui, e al di là, voglio dire, dei costi che questa cosa potrebbe avere e della loro compatibilità o meno con il bilancio dello Stato, concettualmente le sembra giusto il fatto che si assegni ai disoccupati un reddito che potrebbe indurli a non cercare mai seriamente un'occupazione? Guardi, la chiave sta esattamente nel termine concettualmente, perché concettualmente è corretto che i più disagiati abbiano il supporto dello Stato. Deve essere applicato in maniera rigorosa, perché gli abusi sono dietro l'angolo, evidentemente. Cioè, noi sappiamo il timore di tutti noi qual è, che evidentemente poi ciò incentivi tutta una serie di soggetti a prendersi il reddito di cittadinanza e non lavorare e non cercare lavoro. Ecco, quindi le modalità con cui verrà applicata questa misura sono importantissime. Senta, io
credo che Conte, adesso magari ne sentiamo ancora un pezzettino, ma sostanzialmente ripeterà, da quello che capisco, ripeterà i concetti espressi nel contratto. Ora, al di là del, visto che prendiamo atto che nel contratto la storia dell'euro non c'è, e facciamo conto che questo discorso, questa sua preoccupazione, diciamo, che lei ha fatto bene a esprimere, a mio giudizio, sia stata in qualche modo superata, l'hanno rassicurata sul fatto che non hanno intenzione di fare questa cosa, prendiamolo per un momento per buono. Rimane il fatto che quello è un programma di governo. Secondo lei, quel programma di governo è corretto sotto due profili? Mi faccio questa domanda: uno sui costi e due sul fatto in sé, cioè al di là del fatto che se anche i conti tornassero, sono quelle le cose che il paese ha bisogno che siano fatte per toglierlo definitivamente dai problemi strutturali della sua economia di cui abbiamo parlato prima? Allora, diciamo, se noi consideriamo che i punti cardine sono da una parte il reddito di cittadinanza e dall'altro la flat tax, no? Che sì, possiamo considerare, sì, come punti cardine. Sì. Possiamo allora, aggiungere l'immigrazione, ma è altro tema, diciamo, rispetto all'economia. E se partiamo dal presupposto che sono corretti i calcoli che ha fatto, mi pare, Cottarelli, o comunque un centro di analisi vicino a Cottarelli, ma sono stati fatti anche da altri, che questo programma, che questi due programmi sommati più qualcos'altro costano 100 miliardi, ecco, la mia paura è che probabilmente sia deficit che non porta poi a un incremento del prodotto interno lordo tale per cui il rapporto tra debito e prodotto interno lordo diminuisce, perché non sono sicuro che effettivamente agiscano da stimolo dell'economia tale per cui questa riprende. E quindi sinceramente ho le stesse preoccupazioni che hanno tutti coloro che hanno a cuore gli equilibri della finanza pubblica. Fornero e Joe Biden, secondo lei sono fonte di possibile preoccupazione per una persona come lei? Guardi, io considero il Jobs Act, e so che mi prenderò degli insulti, ma è una delle cose migliori che ha fatto Renzi. Sì, Renzi, perché prima del Jobs Act, per come la vedo io, qualsiasi magistrato poteva reintegrare un fannullone a sua discrezione, e questo adesso non lo può più fare, e questo secondo me è una conquista importante per l'Italia, per gli imprenditori, che sono poi quelli che creano i posti di lavoro, perché i posti di lavoro li creano quelli sani, soprattutto li creano gli imprenditori. Fornero, sinceramente, non sono un esperto di temi previdenziali, so giudicare male, però da quello che ho capito, il mettere mano alla Fornero come vogliono mettere loro comporta un peggioramento importante dei saldi di finanza pubblica, e questo naturalmente è un motivo di preoccupazione. Io direi che andiamo alla conclusione, le faccio un'ultima domanda, mentre Conte vedo che sta continuando a usare parole, diciamo, non dico da campagna elettorale, ma insomma molto, così, molto finalizzate a fare di lui parte integrante del binomio Salvini-Di Maio e quindi dei due azionisti di maggioranza, fa pensare che lui faccia parte integrante di quel mondo. La domanda finale è questa: non so, non sappiamo quanto durerà questo governo, non sappiamo quindi quando ci si riconfronterà elettoralmente. Certo, sicuramente ci sarà un appuntamento importante, già fissato, il 26 di maggio del 2019, dell'anno prossimo, che sono le elezioni europee, elezioni che a maggior ragione, visto che l'Europa, l'euro, l'eurosistema sono il tema centrale di cui stiamo parlando qui, come altrove, perché il tema dell'Europa riguarda tutti i paesi europei, quelli euro fiduciosi e gli euroscettici. Ecco, molti pensano, e io sono tra questi, che il tema centrale non sarà quello che avrà fatto questo governo
e come saranno arrivati a quell'appuntamento e a quelli eventualmente successivi, vicini o lontani che siano, di elezioni nazionali, i due soggetti che hanno formato il governo. Ma se ci sarà un'offerta politica alternativa, significativa, cambiata rispetto a quello che è stato fino qui, perché molti hanno l'impressione, io ripeto sono tra questi, è che più che vincere, poi non hanno neanche vinto, ma insomma, più avere un successo forte la Lega e i 5 Stelle, sono gli altri che hanno perso, perché non avevano uomini, idee e storia alle spalle per poter avere un successo, e che quindi ci vorrà un grande cambiamento. Allora, intanto le chiedo se questa è un'analisi che, a cui anche lei aderisce, o se ha delle altre idee, e se, fatta questa analisi, lei, essendosi trovato, ma non poteva non immaginare che sarebbe successo quando lei ha deciso di fare questa cosa, si è trovato, diciamo, al centro dell'attenzione, e qui perché lei ha fatto questa iniziativa, beh, insomma, forse magari lei potrebbe essere un nome a cui poter immaginare di chiedere un impegno politico diretto per avere un'alternativa la prossima volta. Allora, intanto sono perfettamente d'accordo sulla sua diagnosi della situazione. Cioè, più che... Sono Renzi e Berlusconi che hanno perso. Certo, assolutamente. E quindi non potranno essere Renzi e Berlusconi a giocarsi la prossima partita. Se certo, un anno di tempo, cioè le europee del 2019, è assolutamente troppo poco per ricostruire sulle macerie di quello che si è manifestato rompersi il 4 marzo. È molto difficile, perché sono diventate veramente esigue le forze di quello che è stato chiamato il Partito della Nazione, cioè coloro i quali, a mio avviso... Caleta adesso l'ha chiamato Fronte Repubblicano. Cioè. Fronte Repubblicano, Partito della Nazione, cioè quelli, secondo me, che hanno come bussola l'aggancio di questo paese. Personalmente è sempre stata una bussola, perché io ho iniziato a votare Repubblicano per la mano. Non so se possiamo inquadrare, questa è la firma stilizzata di Ugo La Malfa, che fu utilizzata nella campagna elettorale del 1974, e non a caso, visto che siamo nel mio ufficio, campeggia alle mie spalle. E stavo dicendo l'aggancio all'Europa, fondamentale per un paese come lei sicuramente ricorderà. La Malfa diceva: bisogna agganciare l'Europa, altrimenti mi precipita nel Mediterraneo. Nel Mediterraneo. Guardi, dirle in quali tempi si ricostruirà questo raggruppamento, chiamato appunto a vario titolo Partito della Nazione, Partito o Raggruppamento Repubblicano, è veramente molto difficile, perché l'umore nel paese è un umore di protesta, di rigetto dell'elite, di rigetto di chiunque ricopra posizioni di responsabilità. Ma lei c'ha voglia di provarci o no? Ma guardi, devo dire che mi è venuta voglia, perché mi è venuta voglia perché considero che la Repubblica corre pericoli, la Repubblica intesa come nel senso più alto, la Repubblica italiana corre pericoli molto forti, perché c'è un rigetto della razionalità, un rigetto della conoscenza, rigetto delle esperienze di persone che conoscono le cose perché ci si sono cimentate. Cottarelli viene considerato un infame, cioè sono cose al di là del bene e del male, sono cose che si vedono in paesi sudamericani, non in un paese civile come l'Italia. Quindi non lo escludo, sinceramente, bisogna solo trovare la collocazione più adatta. Grazie a Lupo Rattazzi di essere stato con noi e di averci accompagnato nel momento in cui il Presidente del Consiglio Conte fa il suo primo intervento, quello al Senato, per la fiducia al governo che però molti chiameranno governo Salvini Di Maio più che governo Conte, e di aver chiacchierato con noi sulle vicende italiane e di averci anche detto in ultimo che forse potrebbe anche
passare da una pagina di giornale comprata come imprenditore a una pagina di giornale di cronaca raccontato come protagonista della vita politica italiana. Grazie e al prossimo speciale di Roma Incontri.